di noi questa notte avrà pietà. Il tempo ruba i contorni a una fotografia e il vento spazza via questa nostra irreversibile follia. Chissà se il seme di un sentimento rivedrà la luce e parlami di lei se ancora c'è. L'amore muore disciolto in lacrime, ma noi teniamoci forte e lasciamo il mondo ai vizi suoi. Thank you.
Fatemi un applauso, fatemi un applauso. Renato, grazie. Prima di continuare ti volevo intanto ringraziare. Eccoti. Bravi! No, prima di darmi. Grazie, ma soprattutto per l'amore che c'è in questa città. Beh, è un amore ben riposto, perché se consideriamo che questa è stata una città lottabile, perché in un brutto momento come quello del terremoto venimmo chiamati in causa un pochino tutti noi italiani. Io ebbi, insieme ai miei colleghi artisti di Roma, avemmo questo vantaggio di realizzare questo show allo Stadio Olimpico di Roma, e una volta stabilito l'incasso lo comunicammo al nostro, come si chiama, il direttore dell'università, il rettore mi sembra una parolaccia, rettore è uno che ha mangiato male, no. E neanche come te, rettore, mi perdoni, rettore. Insomma, gli comunicammo la cifra che avevamo raccolto. Quando siamo tornati a settembre per consegnare l'assegno, l'ala dell'università di L'Aquila era ultimata e c'era una targa dedicata al popolo dell'Abruzzo per l'unità della parte vostra, che siete aquilani, mi pare si dice, no? Aquilani. Da parte vostra nell'averci permesso di essere così sensibili, così pronti a un'emergenza così grave e così necessaria. Stasera torno a bussare cassa, io e lui. Esatto. Da questa sera faremo il nostro dovere nei confronti dell'ospedale oncologico pediatrico di Bologna. Esatto. E vi ringraziamo tanto, perché è la seconda volta che voi fate qualcosa per i bambini. L'abbiamo fatta ancora qui all'Aquila per Genova. E quindi la faremo anche l'anno prossimo per l'ospedale Meyer di Firenze. Esattamente. Sì. Esattamente. Quindi non ti muovi mai se non c'è un film, ovviamente. Io ti ringrazio. Noi compreremo l'ecografo, il più bello di quelli, esatto, che ci hanno mandato per l'ospedale Santo. Grazie, grazie, grazie. Grazie a tutti. Grazie, grazie. Grazie. Questo pacco che c'è. Grazie a voi. Non è finita, eh? No. No, 74 non è finita, speriamo che. No. Cioè, sarebbe un peccato. Alto e ancora su, fino a sfiorare.
fermerai. Se qualcuno sorride, tu non tradirlo mai. La speranza è una musica antica, un motivo in più. Canterai e piangerai insieme a Bendini, lo vuoi tu. Sfideremo al nemico quel poco di lealtà. Insegneremo il perdono a chi dimenticare non sa. Grazie, a presto, vi voglio molto bene. Non dimenticatemi, eh! Io rientro in punta di piedi, perché signori e signori, all'Aquila c'è Renato Zero! Grazie, grazie di cuore a tutti, grazie. Volevo salutare in particolarmente questi ragazzi, queste belle persone che stanno qui in prima fila, che sono da me molto, molto amate. Voglio dire che delle volte anche certi handicap nella qualità della persona diventano dei pregi. Ci sono uomini che non avranno mai quel coraggio, quella sensibilità e quell'altezza di spirito per poter affrontare la vita anche bendati. Grandi emozioni, grandi stati d'animo davvero questa sera qui all'Aquila. E io però a questo punto, insieme a tutti quanti voi, vorrei richiamarlo, perché c'è un riconoscimento importante che l'Aquila vuole fare a Renato. E allora lo richiamiamo tutti insieme, no. Al mio 3, 1, 2, 3, Renato! Raffaele e Daniele che lo accompagnano, che lo tireranno fuori perché l'Aquila vuole dare un riconoscimento importante a Renato Zero. Eccolo qua, non poteva essere altrimenti. La cosa magnifica di tutto questo è non essersi accorto che il tempo passava, che le mode facevano il loro mestiere, che i ragazzi crescevano e gli anziani ci salutavano. La cosa meravigliosa è che quando devo incamminarmi i primi 3-4 metri non posso dirvi quello che
il tumulto che avviene qui dentro, e quello è il segnale che avete fatto bene a credermi e io a stare con voi. Bravo! E arriva tutto Renato questo. Volete consegnarmi la solita patacca, no? No. No, allora, molto preziosa. No, perché io ricevetti una volta un premio, non faccio nomi, e scoprì in oro come il cavallo di Campidoglio, che non poteva essere. E sta lì, io l'ho lasciato proprio a testimonianza che non premi ma opere di bene, cioè io sono già premiato a stare qui, ad avere a 73 anni ancora degli applausi così freschi, così generosi. Sono dei gemelli in realtà. Sono dei gemelli. Con il triangolo. Se non l'avevi considerato, no. Esatto, non lo considererò. Ci ma queste pietre sono vere? Sono vere o sono passate per Porta Portese? No, no, comunque è vero tutto quello che tu riesci a dimostrare che lo sia, no? Sì. E questa è la città dell'Aquila, la nostra città che ti omaggia. Sei venuto da noi quando soffrivamo, c'era il terremoto, la città era distrutta. Sei tornato quando la città è rinata e sei tornato ancora un'altra volta. E l'amore che questa città ha nei tuoi confronti è immenso. Tutti noi siamo qui per te. Ti vogliamo bene. Grazie, sei un amico di questa città. Grazie, vi adoro. Ti ho strappato la promessa che devi tornare perché devi fare la canzone mia, quella preferita che ti ho detto oggi durante le prove. Sbattiamoci? Edo. No, ho scritto un brano che si chiama Sbattiamoci. Ma non è detto che debba essere per forza. C'è sempre la malizia. Ci può stare, Scusate, eh. Ho scritto tante cose importanti come nei giardini che nessuno sa, il cielo, cose. Ma ogni tanto pure una facciata di finestra verso l'autoironia, sì. Verso queste forme d'arte che sono lo spirito, perché se noi perdessimo di vista la qualità di quello che abbiamo dentro di positivo, sarebbe un disastro. Guardiamoci intorno quello che ci offrono oggi questi signori della politica, a parte loro che se non mi cacciano. Voglio dire, noi dobbiamo scendere più in piazza, questo Renato è una richiesta che vi faccio con il cuore. Scendiamo, la piazza è stata creata per il popolo, noi dobbiamo tornare a viverla, a confrontarci con essa. I francesi lo hanno fatto molte volte, devo dire, ci hanno anticipato in questo. Proprio a noi hanno anticipato che abbiamo dato i Natali a Galileo, Raffaello e tutti gli altri. Cioè, torniamo ad impossessarci della nostra vita e del nostro futuro. Vi voglio bene. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Buona perdonanza. Ciao.